Immagina di aver aperto un'attività, tu ed un socio o una socia, però le cose non fluiscono bene, ci sono degli impedimenti, vuoi dei litigi o è semplicemente che gli affari non vanno proprio tanto bene. Ciò non significa che dipenda il tutto da una incapacità di questi due soci o dal mercato, può dipendere da ben altro, da dinamiche che è importante comprendere. Attenzione, io sto parlando di soci, ma in realtà posso parlare di rapporti, di relazioni tra persone, anche al di là dell'ambito lavorativo, ma anche di un rapporto tra te e il tuo cliente, tra te e il tuo titolare o qualunque altro tipo di relazione. Ma ricordo, prima di proseguire, che sta per aprire l'accademia, ma prima di aprire l'accademia, beh, sta per aprire il magico nuovo sito, Nezz Academy. Il nuovo sito ti permetterà a breve di iscriverti, quindi ti sto solo annunciando la sorpresa che a giorni sarà disponibile per tutti. Manca poco, siamo in una fase di countdown. Non ho detto che l'accademia sta aprendo, ma la iscrizione al sito, quindi nemmeno l'iscrizione al corso, quella è la seconda fase. Comunque tenetevi aggiornati perché siamo molto vicini. Dopodiché starà a te iscriverti per avere informazioni a riguardo. Ma torniamo a noi. Perché esistono delle forme di contrasto? Perché tu, discendente di una genealogia, ti trovi talvolta dentro ad uno schema dove fai fatica ad ottenere dei risultati quando ti metti in relazione con qualcuno? Ho parlato di soci, ma ripeto, come ho detto poco fa, può essere anche semplicemente il rapporto tra te e un cliente, tra te e una persona come il tuo partner o chiunque altro. Perché le cose non fluiscono bene? Beh, la prima cosa che dobbiamo guardare è qual è stata l'opinione che c'è stata rispetto a tua mamma. Quale opinione aveva o ha la famiglia materna e paterna di tua mamma? Se l'opinione non è delle migliori, sappi che per te e per i discendenti non c'è terreno dei migliori, ma alla fine di questo video troverai una soluzione, la possibilità di sistemare il tutto, anche perché la cosa potrebbe non riguardarti al 100%, ma potrebbe riguardare tuo figlio, tua figlia o i tuoi nipoti, o semplicemente potrebbe riguardare te in un futuro magari prossimo, giusto perché magari vuoi cambiare stile di vita, modo di essere, modo di vivere la tua vita. Quando tua mamma viene criticata, ma il top del top lo si ha quando, per esempio, viene giudicata dopo una separazione, dopo la separazione da, per esempio, tuo padre. Lì abbiamo, ho notato il top del top. Chi mi conosce sa che sono anni che io faccio sessioni, tra l'altro trovate il link in descrizione, ci sono tempi un po' in là, insomma, un bel po' in là per l'attesa, ma chi ha desiderio di avere un cambiare la propria vita, insomma, lo spazio c'è, basta avere un po' di pazienza. Però ecco, non dipende solo da quello, vedremo tra poco, anzi, quello che è il tormento magari di tua mamma è un qualcosa che sta in una via di mezzo, è un fattore scatenante, quindi non è nemmeno lui causante, perché nel mio giocare a scacchi con la genealogia ho notato che ci sono delle dinamiche impressionanti, ma meravigliose allo stesso tempo, che va detto, ci coinvolgono tutti. Abbiamo situazioni, e quindi usciamo un po' dal contesto commerciale, per esempio, dove tua mamma viene giudicata, ma lasciamo stare la separazione, viene giudicata
e tu hai difficoltà, ok, di metterti in società magari con qualcuno, ma che attività poi che magari va fior fior di bene se tu e il tuo socio aprite due negozi distinti. Ma al di là di questo ci possono ad esempio essere problemi di sterilità. Cosa intendo? Ma io non mi occupo di medicina, lo sapete, lo ripeto spessissimo, è il mio dovere, però le statistiche mie sono evidenti. Cioè, quando tua mamma è stata eccessivamente criticata di fronte, alle spalle, non importa, tu hai una minore capacità di generare prole. Se non è una tua volontà il non generare prole, per prole intendo anche progetti, attenzione, ma fermiamoci alla prole, sarà il tuo corpo o quello di tuo marito a bloccare il tutto. Sterilità, oppure situazioni, ad esempio, di problemi di non riesco a rimanere incinta pur avendo mio marito che è tutto ok, tutto perfetto, quindi qualcosa succede. Certo, perché tua mamma, quando è stata giudicata, è entrata in una variante, si dice, di la volevano eliminare. Attenzione, non sto dicendo che la volevano veramente eliminare nel vero senso della parola, ci mancherebbe. Io sto parlando di un senso di eliminazione a livello profondo, cioè l'avrebbero voluta fuori dal proprio territorio perché non rispettava i canoni della morale, secondo loro. O, caso più frequente che io ho notato, semplicemente per il gusto della critica. Immagina solo per un attimo che tu cerchi di trovare dei clienti, sei lì, magari sei un operatore olistico o hai tutt'altra attività e non riesci ad avere clienti per pagare le tue spese. Quindi stiamo uscendo dall'idea di soci. Socio è adesso il rapporto tra te e il tuo cliente e talvolta te il tuo fornitore che non ha il pezzo che ti serve. Però poco fa ho detto che questo non è un elemento causante, appare come causante. In realtà quelle che sono le critiche che sono state così dirette verso tua mamma o anche tua nonna, perché potrebbe essere la nonna il soggetto in questione, ma limitiamoci a tua mamma, beh, il tutto nasce, pensa un po', dal nonno, dal tuo, ma molto più spesso da quello di tua mamma. Che cosa ho notato io? Ho notato che tua mamma è predisposta maggiormente a una forma di giudizio, a una cattiva opinione che gli altri avranno di lei in ragione di quanto suo nonno è stato giudicato. Per esempio, i casi più classici sono quando lui è stato diseredato e non importa se se lo meritava o meno, non ci interessa, ci interessa solo il quadro di è stato diseredato. Questo è l'elemento importante. Oppure ha subito un'ingiustizia, oppure ancora continui giudizi. Sapete dove trovo il top del top? Quando i nonni maschi suoi sono stati giudicati per anni, svalutati per anni nell'ambiente di lavoro. In pratica l'ambiente di lavoro ha convinto i tuoi nonni, o uno dei due, di non valere niente. Oppure peggio, si è convinto di non essere meritevole, di essere amato nel momento in cui gli è morto presto un genitore. Quindi se esiste uno schema del genere, tua mamma automaticamente svilupperà quello che ti ho detto e tu automaticamente ti troverai, te, i tuoi figli, i tuoi nipoti, in dinamiche che ho appena descritto. Altro esempio che io ho notato spesso, di frequente, è che questi nonni hanno sofferto spesso, lasciamo stare l'età perché potevano essere bambini, adolescenti, adulti, non cambia niente, hanno sofferto di slogature ai polsi, alle caviglie, problemi alle anche, hanno sofferto di nervi che si sono accavallati l'un l'altro, situazioni di slogatura quindi che magari poi si è sistemata, ok, però c'è stato quel problema. Ricordiamoci che però
Io sto parlando dei nonni, di tua mamma eventualmente, però possiamo anche parlare di un fratello di questo nonno che ha un rapporto, insomma, che è molto legato. Quando è molto legato, io ho notato che è come se fosse la stessa identica persona. Ora, cosa ti propongo? Ti propongo una soluzione veramente semplice, richiede pochi minuti al giorno, se puoi arriva ad almeno 9 giorni consecutivi, poi se salti un giorno, amen, allungherai di un giorno il tutto. Devi cercare di immaginare davanti a te prima tuo nonno e poi successivamente, quando hai terminato con lui, tua mamma, tuo nonno o il nonno di tua mamma, sarebbe meglio quest'ultimo. Attenzione, nel 99% dei casi non sai che viso aveva, non importa, cioè proprio zero, assoluto, non ti preoccupare, vai di percezione. E per chi dice ho problemi di visualizzazione, non riesco a visualizzare, qualche lunedì fa ho detto hai problemi a visualizzare? Pensa ad un elefante rosa. Hai pensato? Sì, certamente che hai pensato all'elefante rosa e sai anche qual è il suo contorno, la sua forma, tutto. Questo è visualizzare, credimi, non ascoltare chi ti dice ho visto questo, ho visto quello. Visualizza come un pensiero, va benissimo, credimi. Immagina quindi questa figura anziana che poi diventa piccola piccola, a meno che non sia morto prematuramente, ma non serve nemmeno che ti informi. Tu immagina che torni piccolino, un'età tra i 0 e i 7-8 anni, come faccio fare talvolta nelle sessioni alcuni esercizi. In quel momento, e poi ti ricordo, la stessa cosa va fatta con la mamma, e ti ricordo di nuovo, non serve che hai dettagli di quale viso aveva o meno, devi ripetere, sussurrando con le tue labbra, più e più volte ad addome rilassato, e se puoi fallo soprattutto alla sera prima di addormentarti, le seguenti parole: caro nonno, e da qui ripeti il nome ovviamente se ce l'hai, oppure caro bisnonno, sei riconosciuto, scelto dai tuoi genitori e sei meritevole ovunque. La stessa cosa ovviamente va fatta per la mamma. Guardate che avete uno strumento prezioso, perché va ad arricchire una serie di strutture archetipiche, simbologia e quant'altro, che ti può essere di grandissimo aiuto. Non ti boicottare. E ti ricordo l'Accademia. A breve ci sarà la possibilità di entrare a far parte della community. Si tratterà per intanto solo di iscriversi al sito. Così avrai la priorità, la precedenza, la possibilità di essere per prima quella che riceverà le nuove private informazioni. E ricordo inoltre che in descrizione ci sono dei link, uno di questi ti permette di avere informazioni per le sessioni dette di sblocco. Compila solo il modulo 1. Una volta compilato avrai da parte di una mia collaboratrice informazioni dettagliate per una sessione detta di sblocco per i più svariati ambiti della vita. Ebbene, il giorno in cui tu ed io ci incontreremo, ti farò un elenco di obiettivi e tu mi dirai quello è quello che voglio io. Economico, lavorativo, sentimentale, rapporto con gli altri, con i figli. Insomma, mi dirai tu. E poi da lì, con i miei strumenti, ti andrò ad aiutare con un percorso ben particolare a sbloccare la situazione e ad avviarti verso il raggiungimento del tuo obiettivo. Bene, io ti ringrazio tantissimo di essere arrivato fino alla fine di questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro FabioNezzac.net.